ma faccia vostra, ma faccia vostra, non vedi cava rumasto e ca. È da precisare che un rigore netto non dato dal vostro giocatore Rocchi, perché avete rinnovato il contratto, effettivamente, ma avete rinnovato il contratto, chi che ne fa me beh, a cadere umani, come posso nascere, quello è un rigore non da dare, quello è un gioco pericoloso, chi ne capisce di calcio, e sa almeno quel po', quello è gioco pericoloso, ha dato calcio un bacio, un rigore che l'arbitro l'ha visto ed era netto. Aiuto il vostro collega, arbitro Rocchi, che lo sporchi, più sporchi Mariuolo, Rocchi, perché ha rinnovato il contratto, non ce l'ha dato. Pupa la faccia vostra, però cava rumasto, 2-2. Come prima di campionato ci va benissimo, sapete perché? Perché Pescara, a parte che le squadre neopromosse in Serie A, hanno sempre vinto e noi già abbiamo pareggiato, questo è importante. Quello che non è importante, perché mo parliamo di calcio, attenzione, mo parliamo di calcio. Quello che non è importante è il primo tempo del Napoli, perché è stato proprio penoso, proprio da vomitevole, proprio non funzionava niente, difesa che faceva schifo, centrocampo non ve ne dico e non ve ne conto, attacco, perché ovviamente le partite si vincono a centrocampo, se non c'è un buon centrocampo non si va da nessuna parte, palle là davanti non ci arrivano, un Insigne che fa schifo e va sempre ritta, e ve lo ripeto ancora una volta, per me kill se ne pochi, se volete venga con la pandulella me o va a pigliare fino a Napoli, è da aspettare poco, perché giustamente la panda non è che corre. Ma aspettano poco compagnia, ragazzi, voi, perché sinceramente, ma si vedeva già che Mertens addirittura stava rotolando a terra e si è rialzato per andare a recuperare il pallone. Insigne se di roba, non va con chi luce. E tu, quando vai tu, fammi sentire, quando vuoi, va a faticare, vai a zappare le patate. Questo devi fare, tu e io zappare le patate, questo devi fare. Comunque, un primo tempo, come vi ho detto, penoso, in tutti i reparti, sbagliato, un grande Pescara, ma veramente un grande Pescara nel primo tempo, ha offerto molto gioco il Pescara, noi proprio abbiamo offerto solo figure di merda nel primo tempo. Nel secondo tempo, ecco, qua si vede che è incominciato a entrare la qualità, perciò vi dico vicino a voi, ragazzi, il fatto di che abbiate, diamo fiducia, quando prendiamo queste squadre attrezzate in difesa, Gabbiadini non riesce a sbloccarsi, perché Gabbiadini è una seconda punta, Milik è lo stesso una seconda punta, però può essere utilizzato per la sua stazza e per la sua fisicità, può essere usato anche come prima punta, a prescindere che io mi aspetto sempre un colpo là davanti, però e si è visto, è entrato Mertens a posto di Insigne e si è cambiata totalmente, a parte che è stato pure la botta psicologica che ha avuto il Pescara dal gol di Mertens e poi il pareggio, un rigore come vi ho detto, voglio, grosso come una casa, molti rubentini, infatti molti vomitevoli rubentini, perché veramente fanno vomitare, perché fino adesso mi avevano fatto la richiesta e non ce l'ho accettato, ho detto se vuoi dialogare con me tramite messaggio parliamo di calcio senza rompere i coglioni, ok, ma stavamo perdendo, ha incominciato a rompere i coglioni, io già l'ho avvisato, poi ci ho fatto una domanda, il fatto del rigore, sapete come mi ha risposto? Ha detto solo adesso è stato a meno 2, strunza, così faccio, dice, ma è incominciato il campionato, siamo a meno 2, ecco stiamo a meno 2, ma è cominciato il campionato, vi ricordo che l'anno scorso la prima partita abbiamo perso proprio, no, abbiamo pareggiato stesso se non mi sbaglio, non mi ricordo, comunque, bando alle chiacchiere, si è vista già la qualità di Milik, Zilischi da quell'altro lato, però Zilischi non è che effettivamente, mo è entrato la prima partita al posto di Amsic,
Valdifiori, che là per me, vi dico la verità, non ci azzecca proprio. Là serviva Jorginho, però mi sembra che è squalificato, perché se no non c'era motivo che Sarri lo faceva stare in banchina. Quindi voglio, questa è come si chiama? La mia idea e la mia analisi. Quindi per il momento dico grande Napoli il secondo tempo, perché effettivamente il primo è proprio da cancellare, annullare, perché prima abbiamo fatto solo ed esclusivamente figuracci di me. Perché se questo era il Napoli del primo tempo, facciamo l'ultimo posto, ma proprio l'ultimo. Quindi mo entreranno i nuovi innesti pure a centrocampo, eccetera, eccetera. Quindi c'è ben da sperare e io sono molto fiducioso. E anche i tifosi partenopei devono essere fiduciosi, non come il primo Napoli del primo tempo, ma il secondo Napoli, perché si è vista la qualità. Insigne, come vi ho detto, aiuto. Sì, Insigne, se ne vuoi, o compagni, venga a Pandulelli, chiamo, chiamo, venga a pigliare, a ragazzo, poi la o compagni, perché in generale ci vuole cazzimmi, per i soldi che pigliati, ma mangiasse pure l'erba nel campo, e tu proprio niente, senza cazzimmi e senza niente, ma come li vuoi questi soldi? Ma dice gom, e a zappato ti guadagna questi soldi, come zappa Mertens, perché Mertens dà l'anima quando gioca, e si vede proprio la grinta che Insigne non ha avuto e Mertens sì. Questa è la differenza, vai giù, questa è la differenza per chi difende sempre Insigne. Non ti dici che dici sempre la stessa cosa, perché è così, è l'evidenza. Punto e basta. Vai giù, adesso vi saluto. L'ultima cosa voglio dire. Abbiamo incominciato, che cazzo sto campionato? Già prima partita un rigore, non ci andrà. Babbo, non fa niente. Va bene così, buona la prima. O primo tempo, no, come va già detto, figure di merda. Ma buono, ottimo un secondo tempo. Quindi, sono soddisfatto per un secondo tempo di un grande Napoli. Voglio un bacione forte, forte, e sempre forza Napoli, perché tutto il resto è sempre munnez e sicchiaruti. Ciao belli, forza Napoli. Se vi è piaciuto il link, il video, mettete un bel like. E chi non è iscritto al canale si iscrive, chi non si vuole iscrivere, state un bacione pure lo stesso. Ciao, aiuto, forza Napoli!